con la CPF Italia, startup innovativa milanese. Io sono Diego Catalano, direttore generale. La nostra startup si occupa di sviluppo software e blockchain nel nuovo ambito della crypto economy. Abbiamo sviluppato negli ultimi 12 mesi due piattaforme software. Una si chiama PlayOneSport, è la prima piattaforma di compravendita e recruiting di talenti sportivi. E la seconda in questione per questo video si chiama Blockchain Prestige, è la prima piattaforma al mondo di compravendita di beni di lusso con pagamenti esclusivamente in criptovalute. Perché Blockchain Prestige? Perché pagamenti esclusivamente in criptovalute? Beh, perché deriviamo dal mondo della blockchain e del Bitcoin appunto da ormai 5 anni. E nonostante la massa abbia sposato questa nuova moneta digitale decentralizzata, pulita e trasparente come asset speculativo più che per la sua natura, ci si è resi conto che comunque il mondo è pieno di user con i wallet pieni di criptovalute che vogliono spendere e non vogliono cambiare in euro-dollari. E allora stiamo andando a dare un servizio alla community di Bitcoin e di criptovalute proprio per permettergli di spendere queste monete senza passare da una terza parte, da un ente, da una banca pubblica o privata. Mondo lusso perché abbiamo una serie di conoscenze appunto di alto livello in questo settore. Io personalmente derivo da 18 anni nell'ambito nautico, quindi oltre alle conoscenze anche il fatto proprio che è un settore chiaramente che va sempre per la maggiore. Tutte le aziende su questa piattaforma, su questo nuovo marketplace, potranno registrarsi gratuitamente, poi ci saranno una serie di servizi premium e potranno finalmente mostrarsi al mondo tecnologicamente avanzate, accettando e imparando ad accettare una nuova moneta che, secondo noi, può renderli sicuramente più liberi e più proprietari dei propri averi, dei propri soldi. Questo è quello che fa Bitcoin, in pochissime parole. Quindi stiamo facendo tutto il nostro iter, partiamo da Apple che ci ha selezionato con Poste Italiane e Mastercard per questo progetto in blockchain e poi andremo a fare tutto il nostro percorso di startup innovativa, quindi equity, vendita di quote societarie, eccetera, eccetera. Niente, vogliamo creare una community, vogliamo capire quanto il nostro servizio possa servire a questa community, abbiamo già una serie di dati, però vogliamo anche divulgare proprio questa nostra mentalità che blockchain e comunque la maggior parte di criptovalute sono nate come monete digitali, come baratto digitale, per vivere e per lasciarle nell'economia reale, non come asset speculativo, come la maggior parte di persone pensano, e tra l'altro da questa idea qui poi partono una serie di investimenti, truffe, perdite di capitali, non indifferenti. Quindi venite a trovarci su appela.com. Vi aspettiamo e speriamo di offrire un servizio alla comunità mondiale.